Tutti più o meno conosciamo Sigmund Freud, famoso per i suoi studi sulla psicanalisi. Quasi nessuno sa che prima si dedicò per un certo periodo alle scienze naturali e stava giusto a Trieste. Ma cosa ci faceva nell'attuale Friuli? Cercava di risolvere un mistero millenario per l'umanità. Trovare il maschio di anguilla. Ogni giorno lo passava chiuso in laboratorio a sezionare questi pesci e a cercare col microscopio i testicoli delle anguille. Insomma, un bel passatempo. Nonostante la sua dedizione, Freud non riuscì effettivamente a trovare nulla e, complice anche la frustrazione, si dedicò ad altri studi. Il resto è storia. La biologia dell'anguilla è stato uno dei misteri più incredibili delle scienze naturali. Solo successivamente agli studi di Freud si scoprì che le gonadi maturano solo in un determinato periodo e che le anguille si riproducono tutte quante nel Mar dei Sargassi.